Festeggiato anche a Lodi il 170° anniversario di fondazione della Polizia di Stato. Nel cortile interno della sede della provincia, in via Fanfulla, hanno trovato posto alcuni dei mezzi in dotazione agli agenti per svolgere al meglio il loro servizio, con un angolo dedicato espressamente alla polizia scientifica. Nella sala dei comuni si è svolta invece la cerimonia ufficiale dell'anniversario alla presenza delle autorità civili e religiose con decine di sindaci che hanno risposto all'invito del questore. Ad aprire il momento istituzionale sono stati i messaggi delle autorità nazionali con l'assegnazione alla Polizia di Stato della medaglia d'oro al valor civile per il servizio assicurato al Paese in 170 anni di attività. Poi il discorso del questore Nicolino Pepe, un riassunto di 2 anni di impegno della Polizia di Stato nell'Odigiano in un singolare periodo della nostra storia, quello caratterizzato dall'emergenza Covid. Mediazione, tolleranza ed empatia con la popolazione sono stati i valori messi in campo dagli agenti per aiutare tutti a superare uno dei momenti più difficili della storia, non solo locale. Ora, con la ripresa dell'attività ordinaria, stanno riemergendo anche le attività criminali, in particolare furti, rapine e raggiri nei confronti degli anziani. Fenomeno preoccupante anche il disagio giovanile che si esprime soprattutto in reati nei confronti di coetanei. Accorato infine l'appello ai suoi collaboratori, accolto dagli applausi dei presenti. Quindi la cerimonia conclusiva con l'assegnazione di encomi e riconoscimenti agli agenti che si sono distinti in alcune operazioni. All'assistente capo coordinatore Alfredo Gasparini, all'assistente capo coordinatore Claudio Galluzzi, all'assistente capo Pietro Di Benedetto. Consegna il premio il signor questore Viloni. Motivazione. Evidenziando spiccate capacità professionali, coordinava un'attività investigativa che si concludeva con l'esecuzione di 27 ordinanze di custodia cautelare ed una misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di altrettanti soggetti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sant'Angelo Lodigiano, 3 ottobre 2017. Dottor Angelo Sais, consegna il premio il signor prefetto di Lodi. Motivazione. Evidenziando capacità professionali, dirigeva un'attività investigativa che permetteva di trarre in arresto, in esecuzione di una misura cautelare, una malvivente resasi responsabile del reato di omicidio aggravato e calunnia aggravata. Como, 24 novembre 2017. Lode all'assistente capo coordinatore Andrea Mandorino, all'assistente capo coordinatore Cristian Bimbati. Consegna il premio il signor Presidente del Tribunale di Lodi. Motivazione. Evidenziando capacità professionali, espletava un'attività investigativa che si concludeva con il deferimento all'autorità giudiziaria di un capotreno. Che si procurava ferite da armi da taglio al braccio, indicandone fittiziamente quale autore un cittadino extracomunitario, rendendosi responsabile dei reati di calunnia, procurato allarme ed interruzione di pubblico servizio. La simulazione ha destato elevato allarme e risalto in media nazionali, perché falsamente adombrava momenti di profilo politico, segnatamente di odio razziale.
Santo Stefano Lodigiano, 19 luglio 2017. Lode all'assistente Diana Fiume. Consegna il premio il signor Procuratore della Repubblica di Lodi. Motivazione. Evidenziando capacità professionali, espletavo l'intervento di polizia giudiziaria che consentiva di trarre in arresto un malvivente, resosi responsabile del reato di trasporto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A1, area di servizio San Zenone al Lambro, 15 gennaio 2018. Sono stati concessi due premi in denaro all'agente scelto Matteo De Mite e all'agente Luca Tignirello. Consegna il premio il signor Questore di Lodi. Motivazione. Per l'ottima conoscenza delle competenze professionali, delle tecniche di polizia, l'impegno e l'attaccamento al servizio posti in essere nell'ambito di un'attività di contenimento e sedazione di una rissa con successiva identificazione dei partecipanti. Lodi, 29 gennaio 2022.